perché il cittadino che agisce davanti alla Corte dei Conti, agisce davanti al giudice penale, davanti al giudice civile, non lo fa per rivendicare un diritto personale ed un ritorno possibile economico al suo vantaggio, ma il tutto avviene in funzione del risultato che andrà solo ed esclusivamente a vantaggio dell'amministrazione comunale. Non lo fa per rivendicare un diritto personale ed un ritorno possibile economico al suo vantaggio, ma il tutto avviene in funzione del risultato che andrà solo ed esclusivamente a vantaggio dell'amministrazione comunale.